Buonasera. Grazie. Allora, prima di tutto, come ci è stato richiesto, vi ricordo che domenica 27 settembre alle ore 19 il comitato non compostaggio terrà un pubblico comizio. Ora torniamo a noi. Allora, questa sera abbiamo iniziato volutamente con una canzone di Ligabue, G come giungla. Per chi non la conoscesse, cerco di spiegarla velocemente. Questa canzone è una denuncia sociale e parla proprio della giungla Italia. Parla dei politici corrotti che sono costretti a sbranarsi tra di loro per prendersi l'ultima fetta di torta. L'ultima fetta non perché abbiano fame, ma perché ormai rubare è diventata un'abitudine. Gente falsa sotto tutti gli aspetti, che fa delle feroci riunioni dove ci si sbrana l'un l'altro. Non è gente felice e nemmeno è gente che sta bene. Ma tu non puoi ambire neanche a quello. Tu, cittadino, resti fuori. Purtroppo ci siamo assuefatti da questo sistema che ormai anche gli scandali, le ingiustizie vengono dimenticati. Purtroppo Erche, anche se Luciano Ligabue sicuramente non sa nemmeno dove si trovi, è lo specchio di questa canzone. Ormai tutti noi ci siamo abituati a questo sistema dove il più furbo, il più falso va avanti. Ci siamo abituati che per avere un servizio o un nostro diritto dobbiamo chiedere il favore all'amministrazione. Ci siamo abituati alle belle parole che in campagna elettorale vengono utilizzate, ma poi puntualmente vengono tradite. Ci siamo abituati, ma le abitudini sono il ristagno della felicità. Vi chiedo con tutta onestà di cambiare questo sistema, di cambiare questa mentalità. Vorrei parlare ai giovani e a tutte le famiglie che hanno a cuore il futuro dei figli, dei nipoti e dei nonni. Nei giorni passati c'è stato chi non ha minimamente parlato delle politiche sociali e giovanili, sicuramente perché non è un problema importante per il benessere del proprio cittadino. Qualcuno ha banalizzato su queste tematiche tutt'altro che ovvie. Si ha la convinzione, la presunzione, che lavorare nel sociale vuol dire organizzare un paio di eventi. C'è stato chi addirittura ha definito il disagio sociale giovanile un problema di natura strana, riferendosi alla tossicodipendenza e all'handicap. Attualmente risulta essere complesso comprendere i bisogni dei giovani, una generazione che sembra essere sorda, ma che semplicemente ha un nuovo modo di esprimersi, il quale non deve essere alterato, manipolato, ma deve conservare la bellezza della novità. I giovani sono i principali agenti di sviluppo economico, di cambiamento sociale e di innovazione tecnologica. Le politiche giovanili sono le misure attivate sul territorio per dare un sistema di azioni, interventi a valenza pubblica che hanno l'obiettivo di offrire ai giovani opportunità, percorsi per vivere meglio la transizione alla vita adulta. Sono venuta a conoscenza che molti giovani con delle iniziative, esponendo i propri progetti al comune, non sono stati mai considerati l'hanno lasciato in totale indifferenza. Questo distacco da parte delle istituzioni sicuramente porta i giovani ad una scarsa motivazione, ad un allontanamento da chi invece dovrebbe ascoltarli e stimolarli a fare meglio. Per questo vorremmo attivare innanzitutto uno sportello dedicato ai giovani, i quali potranno presentare qualsiasi tipo di iniziativa, anche la più futile e banale. Solo con la partecipazione attiva di ognuno di noi si potranno riconoscere i veri bisogni della comunità. Questo 2020 è stato per tutti un anno delicato, diverso e difficile. Molti universitari fuori sede quest'anno, non avendo l'opportunità di tornare nella propria città di studio, rimarranno nel proprio paese. Da questo periodo sicuramente drammatico dobbiamo cogliere gli effetti positivi. Per questo sono dell'idea che adesso più che mai è importante realizzare un centro socioculturale, la Casa dei Giovani, con all'interno una sala studio attrezzata, una sala ludica per il tempo libero, organizzando tornei, competizioni, una sala prove per i tanti artisti che, pur avendo la passione e la capacità, sono spesso frenati dall'assenza di servizi idonei. Abbiamo a cuore la cultura, per questo vorremmo potenziare la biblioteca comunale, rendendola un centro polivalente e multimediale, riprogrammando gli orari di apertura e rendendola un luogo di specifici eventi culturali, tipo caffè letterario, una notte in biblioteca,
incentivando così i giovani ad avvicinarsi alla lettura e a programmare e gestire direttamente gli eventi. Questi sono solo alcuni dei progetti ideati per tutti noi cittadini di Erchia. Secondo qualcuno mancano i fondi per avviare questi progetti, ma forse quel qualcuno non sa o lo ha dimenticato che il nostro Presidente del Consiglio Conte alcuni mesi fa in Europa ha tenuto i fondi del Recovery Fund in seguito all'emergenza Covid. Per fortuna o sfortuna per qualcuno, dipende dai punti di vista, questi fondi saranno utilizzati dagli enti locali solo tramite progetto. Del Recovery Fund ne stiamo parlando proprio noi dall'inizio di questa campagna elettorale, perché le nostre non sono solo promesse inattuabili. La nostra è una visuale politica che guarda al futuro e non solo in periodo di elezioni, ma si impegna a trovare tutti gli strumenti per migliorare questo Paese. Guardiamo al futuro e guardiamo in faccia chi ci vuole amministrare. Basta con le prese in giro e con chi pensa solo ai propri interessi e chi se ne approfitta delle persone più deboli. Tutto questo è vergognoso. Date fiducia a chi vi dà fiducia. Concludo con una strofa della canzone iniziale. Potresti essere il prossimo oppure il prossimo pasto e puoi urlare che tanto la giungla soffoca la tua voce. Non basta restare al riparo, chi vuol sopravvivere deve cambiare. Scegliete di cambiare in modo autonomo e libero. Votate per il Movimento 5 Stelle con Mario Mancini sindaco, con noi vince e vincerà sempre Erchia. E i veri vincitori saremo noi cittadini. Grazie. Buonasera a tutti. In questi ultimi giorni vi abbiamo parlato tanto dell'importanza del gioco di squadra. Una caratteristica che è una nostra forza e ci contraddistingue dagli altri in qualche modo. Ma oggi sono qui per parlarvi di un altro tipo di gioco di squadra, non quello che c'è tra di noi, ma quello che noi, qualora dovessimo vincere le elezioni, vogliamo fare con tutti voi cittadini di Erchia. Vi faccio una domanda. Quante volte nelle varie tornate elettorali che ci sono state, non solo comunali, di tutti i tipi, avete visto politici, candidati che sono saliti sul palco e hanno detto: se vinco farò questo, io questo problema qui lo risolverò in questo modo, io riguardo questa questione farei quest'altra cosa? Bene, noi vogliamo avere un approccio totalmente diverso sulla politica. Noi, oltre a dire noi vogliamo fare questo o quest'altra cosa, vogliamo anche chiedervi: ma voi cosa ne pensate? Perché è importante anche sapere l'opinione del cittadino. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo sempre parlato, abbiamo sempre proposto, continuiamo a proporre e proporremo sempre il bilancio partecipativo o partecipato. Che cos'è questo bilancio partecipativo o partecipato? Una parte dei fondi comunali destinate appunto alla costruzione di opere pubbliche verrà messa in un fondo sulla quale sarete voi cittadini a decidere come dovranno essere spesi. E apro una parentesi su questo e mi rilascio al discorso che ha fatto prima Vanessa e che abbiamo fatto un po' tutti in questi comizi. Diffidate dai soliti discorsi negativi che si stanno facendo, che sto sentendo tanto dire: non ci sono fondi, non ci sono soldi, non si potrà fare niente. Non è vero, noi vi stiamo parlando di cose concrete. Il Recovery Fund è una cosa che tutti voi ne avete sentito parlare sicuramente al telegiornale. Cioè, come si fa a dire non ci sono i fondi? 209 miliardi di euro prestati all'Italia, di cui il 70% andrà al sud, e se vi fate un breve calcolo, il 70% di 209 miliardi è 147 miliardi, ed è vero che il sud è grande, ma 147 miliardi è una cifra enorme, quindi qualcosina arriverà anche da noi. Come si fa a dire non ci sono i fondi, non si può fare nulla? Ebbene, noi una parte di questi fondi li vogliamo mettere proprio nel bilancio partecipato e chiedere la vostra opinione su come spenderli in qualunque settore. Vogliamo per esempio parlare di decoro urbano, abbellire la piazza, come li spendiamo? Facciamo una aiuola, piantiamo dei fiori, degli arbusti, delle piante, o magari facciamo una fontana? Parliamo del settore sportivo? Bene, come li vogliamo spendere nel settore sportivo? Facciamo un campo da calcetto, facciamo un campo da pallavolo o facciamo un campo da basket? Sarete voi a deciderlo. Vogliamo migliorare la biblioteca? Bene, come la miglioriamo? Mettendo più libri
o magari invitando qualche autore di un libro in voga in un particolare momento e organizzando un caffè letterario, che è un'iniziativa bellissima che non si è mai fatta nel nostro comune. Lo deciderete voi, occhio, questo non è un segno di debolezza da parte nostra, non è che noi vi vogliamo lasciare decidere a voi perché noi non siamo in grado, non ci sentiamo abbastanza bravi per decidere, no, assolutamente il contrario. Noi vogliamo sentire la vostra, perché non abbiamo la presunzione di pensare per voi. Noi riteniamo che uno, per quanto possa essere bravo, competente, cittadino di Erchi, che conosce Erchi in tutti i suoi aspetti e conosce tutti i cittadini uno per uno, non può leggere nella mente delle persone e non può sapere quello che le persone vogliono in un determinato momento, e potrebbe sbagliare. Magari lui potrebbe pensare che un'opera sia una cosa buona e in realtà i cittadini di Erchi vogliono tutt'altro. Ecco perché noi ci teniamo a questa cosa qui e ci diamo a sentire la vostra opinione, no? Ritornando per esempio al discorso dei campi che vorremmo fare, no? Se io un giorno dovessi amministrare Erchi, potrei ragionare per quello che piace a me e dire: beh, oh, a me piace il calcetto, per dire, presumo che anche a tutte le persone di Erchi piace il calcetto, e quindi facciamo il calcio il campo di calcetto. E sarei un pessimo amministratore se ragionassi così, perché mi dovrei chiedere, ma cioè, io se sto lì non devo ragionare da Luciano Cosma, devo ragionare da rappresentante della popolazione di Erchi. E me lo devo chiedere se i cittadini preferiscono il campo da calcetto o qualche altra cosa. E come faccio a chiedermelo? Qual è l'unico modo, cioè il modo migliore per saperlo? Chiederlo ai cittadini di Erchi, non c'è un modo migliore. Quindi, signori, concludo dicendo, noi ci teniamo particolarmente a questa cosa perché vogliamo rendere questa democrazia in diretta un po' più diretta. Vogliamo che i cittadini siano degli elementi attivi della politica e non dei semplici elementi passivi che si limitano a votare una volta ogni 5 anni una futura amministrazione. E poi dicano: vabbè, l'abbiamo votato, mo 5 anni stanno loro, mo se la vedono loro. Non esiste proprio questa cosa. Noi vogliamo chiedere la vostra opinione su tutto, ci teniamo, è un nostro obiettivo. C'è una parola, alla fine la politica cos'è? La cosa pubblica. C'è una parola che fa parte della sfera politica, che è proprio la parola repubblica, no? L'Italia stessa è una repubblica. E repubblica deriva proprio dal latino, res publica, cosa pubblica. Beh, io direi, signori, che è arrivato il momento di rendere questa cosa pubblica un po' più pubblica. Grazie per l'ascolto e passo la parola a Rita Carrozzo. Buonasera a tutti. Non mi dilungherò. Voglio semplicemente dire una cosa. In questa tornata elettorale avete sentito i 4 candidati sindaci e i loro programmi. Ma io vi voglio fare una domanda. Chi veramente ha proposto cose concrete? Chi ha la facoltà e ha tutto il sacrosanto diritto di realizzarle? Il Movimento 5 Stelle. Perché? Anche in periodi di non elezioni, chi si è mosso per primo per il compostaggio, quando nessuno di noi non sapeva nulla, non era informato di nulla? E allora chi si è mosso per primo? Quindi noi siamo i fatti, noi siamo la concretezza, non le parole. Pertanto, cioè, io vi invito veramente questa volta a dare un voto con il cuore, non che votiamo quello, votiamo quell'altro, perché se non lo voto si scopre. Non si scopre nulla. Pertanto questa volta dobbiamo dare un cambiamento a Erchi, dobbiamo cambiarlo veramente e non lasciarlo nelle mani di chi si preoccupa di iniziare a far vedere qualcosa, tipo una strada, qualche strada e qualche illuminazione, e poi per tutti gli altri anni cosa hanno fatto? Niente, non abbiamo visto niente. Quindi votate con il cuore, votate il Movimento 5 Stelle, il nostro candidato sindaco, perché noi insieme a voi faremo gol. Grazie. Grazie ragazzi. Buonasera a tutti. Ieri sera ho assistito all'ennesimo teatrino. Anche solo a vedere sventolare la bandiera di Forza Italia Erchi mi ha davvero sconcertato. Quindi sia chiaro,
Votare per Avanti Insieme significa votare per Forza Italia, per espressa ammissione del candidato sindaco e del pluricandidato comunale e regionale tesserati Forza Italia, sposandone logica, valori o secondo me disvalori, visioni e modalità di gestione della cosa pubblica. Rinfreschiamocela un po' la memoria sull'amministrazione Margheriti, perché davvero ci vuole coraggio a parlare di conti immacolati. E infatti nel disparato e non riuscito tentativo di difendersi arriva l'ammissione. Sì, la Corte dei Conti ha avuto da ridire sul bilancio del comune di Erche del 2014. Ma poi abbiamo cercato di recuperare parole del sindaco di Avanti Insieme. E chi c'era nel 2014? Sempre loro. E quindi dovremmo ringraziarvi per aver gestito male i soldi del comune di Erche solo perché dopo non avete fatto peggio che nel 2014? Follia! Follia! Ascoltarvi ormai è come assistere ad una commedia all'italiana. Vi dovremmo ringraziare perché il disastro lasciato poteva essere peggiore. Cioè, votateci, perché potevamo fare peggio, quindi rivotateci, lasciateci completare il capolavoro di insuccessi. Cioè, il paradosso assoluto. E infatti bisogna ascoltarvi bene, perché senza nemmeno rendervene conto ammettete tutti gli errori, le omissioni, i danni che lasciate. È così che dopo i servizi sociali a Erche funzionano, tanto è vero che i nostri anziani prendono il sole in piazza. Vabbè. L'ammissione è, non ho detto che tutto è perfetto, infatti vogliamo implementare i servizi, sappiamo che c'è ancora tanto da fare. E perché non l'avete fatto? Forse non è chiaro, non è che avete amministrato per 2-5 anni. Avete amministrato per 13 anni. Faremo, vogliamo, speriamo, sempre follia. Il vostro tempo è scaduto. Avete inanellato così tanti fallimenti che non c'è nemmeno il tempo di raccontarli tutti. Andate avanti da soli, perché Erche non ha bisogno di incompiute, non ha bisogno di completare lo sfacelo, ma di ricostruire e costruire. Consideratevi archiviati. E poi abbiamo una speranza per Erche. Promesse irrealizzabili quasi alla, mi si permetta, alla cettola qualunque, e slogan privi di qualsivoglia concretezza. Ho sentito parlare per esempio della volontà di spostare nuovamente il mercato settimanale nel centro del paese. Il passato praticamente che ritorna senza rinnovamento, non può essere quella la soluzione. Non solo per motivi di sicurezza, di viabilità, di strade chiuse al traffico. In caso di malore di un anziano che risiede al centro, che fa l'ambulanza? Vola tra i commercianti? Ma soprattutto non è accentrando la vita del paese che facciamo crescere la nostra comunità, anzi condanniamo all'oblio le periferie, le condanniamo al degrado. Non possiamo concentrare tutti i servizi del centro, dobbiamo al contrario per vivere, far vivere anche le zone periferiche di vita propria, dotandole per esempio di servizi, di pulizia, di manutenzione del verde pubblico. Il niente di servizi che c'è adesso alla 167 non deve essere niente, deve riempirsi, così che ci siano anche nuove occasioni di lavoro. Ecco perché l'area mercatale è anch'essa una incompiuta, perché nulla è stato fatto per renderla idonea e dotata di servizi, accogliente e magari, che ne so, riparata pure dal vento. Fatevelo un giro nelle aree mercatali dei paesi vicini, non sono spiazzi larghi e vuoti, ed ecco che torna ancora la visione politica, la sensibilità e la soddisfazione dei reali bisogni di questo paese. Ho sentito anche parlare, sempre parlo di una speranza per Erche, di stanza al governo per avere un condono ad hoc per Erche, come è venuto ad Ischia. E allora, ti rendi conto che le questioni sono due? O sono totalmente incompetenti, oppure stanno prendendo davvero in giro le persone.
promettendo qualcosa di impossibile. D'altronde tale promessa è stata proferita da uno che è stato fino all'ultimo secondo con la vecchia amministrazione ed evidentemente ha imparato molto bene come si prendono in giro le persone in campagna elettorale. Signori, a Ischia nel 2018 non c'è stato alcun condono. A Ischia si è semplicemente data la possibilità di evadere richieste di condono che erano rimaste nel cassetto da tantissimi anni, ma per le quali la domanda di sanatoria era già stata depositata nei termini di legge. Non c'entra nulla con immobili realizzati abusivamente e per i quali non è mai stata né poteva essere depositata istanza di condono. È così che vogliamo amministrare, illudendo. Ma andiamo oltre. Poi c'è Uniti per la svolta, che io chiamerei Uniti per stavolta, che fate molta attenzione, per motivi assolutamente contrapposti ma ugualmente importanti, porterebbe il nostro paese nell'oscurantismo più assoluto. Ripeto, io faccio critiche politiche, non mi interessano le persone, non si tratta di essere persone per bene o meno, su questo non ho assolutamente dubbi, ma politicamente dalla lista è, non si può definire diversamente, una formazione dell'ultima ora. Una lista formatasi all'ultimo minuto inglobando personaggi dei quali dimostravano non avere assolutamente stima politica fino a poche ore prima. Questi sono i presupposti su cui è nata e non si può non tenerne conto. La diversità è sì un valore, se c'è una amalgama che funziona, altrimenti il rischio è una implosione. E volete davvero correre questo rischio, Orchiolani? Volete davvero votare per una squadra improvvisata e completata a 36 ore dal deposito delle liste con elementi tanto diversi tra loro per loro stessa missione, che non hanno condiviso un progetto ma hanno aderito ad un prodotto che qualcuno ha confezionato? Un salto nel buio, il buio dell'oscurantismo che propongono. Infatti una lista di un candidato sindaco ci farebbero cadere dalla pentola alla brace e porterebbero il nostro paese nell'oscurantismo appunto più assoluto. L'hanno detto, vi hanno raccontato cosa intendono fare, le tasse con le aliquote tra le più alte? Ci servono per mettere a posto i conti, anzi vogliono strisce blu in centro di appagamento, vigili che facciano più multe per rimpinguare le casse comunali? Le multe si elevano se ci sono infrazioni, non per rimpinguare le casse comunali. Ma il disegno è chiaro ed è stato confessato. È stato confessato. Una politica lacrime e sangue per Erchie, un monte di province insomma di cui Erchie non ha bisogno. Potrebbe forse mettere qualche conto a posto, ma vesserebbe i cittadini di Erchie fino al midollo e non potrebbe soddisfare nessun bisogno della nostra comunità. No, grazie, guardate. Proprio per questo vi ho parlato in tutti gli altri appuntamenti di visione politica. Erchie non ha bisogno di un ex segretario comunale o di un dirigente di azienda. Erchie non è un'azienda che deve produrre utili. Il comune è il pezzo di Stato più vicino ai cittadini, deve soddisfare i loro bisogni dando servizi. Erchie non è una barzelletta come è stato detto. Erchie ha bisogno di un sindaco e di una squadra a disposizione di tutti i cittadini per 24 ore tutti i giorni. Erchie non ha bisogno di un burocrate, ma di un sindaco che si è sempre interessato di Erchie e dei suoi cittadini, con cuore, sensibilità, che deve usare i burocrati, ma andare oltre, bravi appunto, ma nel loro lavoro. Per questo ricordate, Orchiolani, l'unico voto utile per noi, il Movimento 5 Stelle di Erchie. Ancora, in questi giorni vi abbiamo parlato di programma, vi abbiamo parlato di come intendiamo sfruttare le norme statali per abbassare l'aliquota delle imposte, per esempio. A proposito, TASI e TARI non ci sono più, sono state assorbite dalla nuova IUC, lo dico, volevo ricordarlo a chi oggi, sempre una svolta per Erchie, ha fatto un video. Volevo ricordarlo a quelli competenti, perché è possibile farlo in questo momento storico, cioè abbassare le imposte. Vi abbiamo
anche rassicurato dicendovi che i fondi per garantire le funzioni essenziali del Comune di Erche ci sono grazie a trasferimenti e anticipazioni ricevute dallo Stato per volontà di questo governo, a dispetto di chi vi ha detto che non ci sono soldi nemmeno per gli stipendi. Vi abbiamo raccontato di come approveremo i piani particolareggiati, una delle vere priorità, altro che riorganizzazione degli uffici, consentendo ai proprietari dei terreni edificabili solo sulla carta di costruire, e da qui lavoro anche per le imprese edili, e si riparte spezzando una delle catene che tiene immobile questo paese. Vi abbiamo parlato della casa dei giovani, vi abbiamo parlato di come intendiamo prendere il treno che sta passando dei fondi del Recovery Fund, vi abbiamo parlato di efficientamento energetico, di sconti e sgravi sugli oneri di urbanizzazione, di uno sportello spazza burocrazia per i servizi sociali, vi abbiamo proposto le nostre soluzioni. Ma su una cosa voglio essere chiaro, noi non vi stiamo raccontando favole, non vi stiamo prendendo in giro, non vi stiamo stupendo con effetti speciali. Vi stiamo dicendo quello che vi abbiamo sempre detto in questi 5 anni. Che un'altra Erchi è possibile e che non dobbiamo arrenderci e smettere di lottare mai. E anche sull'impianto di compostaggio, che impianto di compostaggio non è. Vi ripetiamo quello che vi abbiamo sempre detto. Noi non molliamo. Ma non vi prendiamo in giro raccontandovi la favola della trasformazione della strega in una principessa. Tratterà carta, plastica e vetro. Cioè, l'ennesima presa in giro. Né candidiamo chi in una sede pubblica ha difeso con le unghie e con i denti quell'impianto, dicendo che avremmo potuto scegliere addirittura quale profumo sentire, mandarino o limone. No, noi vi abbiamo sempre detto che la chiave per fermarlo era e resta nelle prescrizioni, e vi assicuro che sono tante. Così come preliminare all'inizio dei lavori era la stipula della convenzione sottoscritta e approvata dagli amministratori uscenti, e non mi interessa in quale lista sono candidati, è una loro responsabilità. La chiave è negli obblighi che devono essere rispettati per la messa in esercizio dell'impianto. Anche per questo abbiamo fortemente voluto un ingegnere energetico nucleare nella nostra lista. Non fatevi prendere in giro, l'impianto è finito, potete vederlo voi stessi, ma combatteremo fino alla fine. Avremo il coraggio di fermarli, senza tergiversare. Non chiuderemo gli occhi a presunte o reali inadempienze alle prescrizioni. Non ci fermeremo. Lo abbiamo promesso alle 3.068 persone che ci hanno dato fiducia firmando per fermare quell'impianto. Lo abbiamo ripetuto in ogni intervento pubblico, in ogni post sui social, lo abbiamo gridato, noi non molliamo, siamo stati e saremo il primo nemico di Eracle, non lasceremo che vinca, lo combatteremo fino alla fine, e su questo vi do la nostra parola. Infine consentitemi una parentesi, anzi due per l'esattezza, in virtù dei tanti dubbi che sono stati sollevati da tanti di voi. Ricordatevi che i votanti a Erchie sono 6.500 circa e se l'affluenza sarà come la precedente, i reali votanti saranno circa 5.000. Io spero ovviamente che tutti vadano a votare. A Erchie non si va al ballottaggio. Fate attenzione perché ho sentito delle cose strane. Ci sono 4 liste e vince la lista che prende anche un solo voto in più delle altre. Non occorre per intenderci il 50% più uno per amministrare da soli il nostro paese, ma una percentuale di gran lunga inferiore. Per amministrare da soli non esistono apparentamenti, per essere chiaro, per avere la maggioranza assoluta in consiglio comunale. Non sprecate per esempio il vostro voto per liste che durerebbero al massimo 2 mesi. L'unico voto utile per noi, per archiviare il passato, per non far affondare definitivamente il nostro paese nell'oscurantismo, per parvolare definitivamente Erchie. Seconda parentesi, il voto libero. Da un po' l'acqua, grazie.
Scusate. Grazie. Il voto libero. In questi giorni, incontrando da cittadini, alcuni mi confessano di essere moralmente costretti a votare per un parente, amico, datore di lavoro, amante o quel che sia, che gli ha anche chiesto la sezione in cui vota o il numero della carta d'identità. Una pratica che si ripete ad ogni elezione e che, oltre a raffigurare un reato per il quale dovrebbe esserci una denuncia, dimostra fin dove si possa arrivare a pressare una persona pur di estorcere il voto. La verità, ascoltate tutti, è che anche in questo caso vi stanno prendendo in giro perché non possono controllare nulla e quindi sappiate che siete liberi di votare chi volete, anche se hanno segnato i vostri dati. Infatti in ogni sezione elettorale ci sono centinaia e centinaia di elettori e nessuno può perciò avere la certezza alcuna di chi dei voti promessi non lo ha più votato. Non esiste alcun modo per risalire all'identità del proprio voto. Per questo siate liberi, votate per le persone, per il candidato sindaco che vi faccia uscire dalla cabina elettorale orgogliosi di quello che avete fatto, orgogliosi di aver provato a cambiare in meglio il destino delle nostre erche, dei nostri figli e dei nostri nipoti. E poi, tornando alle liste, dopo le tre che vi ho descritto, ci siamo noi. Chiudo con noi perché ci siamo sempre stati e non nego che l'emozione anche mi prende in questo senso. Ci siamo sempre stati per Erchie e non siamo usciti dalle tane solo per questa campagna elettorale. Noi che tra le tante cose che vi abbiamo già esposto in piazza e sui social immediatamente cercheremo di recuperare, parliamo, ascoltate bene, di quasi 1 milione di euro in totale ed in opere. Il ristoro ambientale, poi nessuno ne parla, vabbè. Il ristoro ambientale per un valore di 120.000 euro l'anno in favore del nostro territorio, che quelli bravi non hanno saputo recuperare. Volevano i soldi, ma. Eppure il parco eolico è stato autorizzato nel 2012. La normativa che ha disciplinato e introdotto forme di compensazione ambientale a titolo di contribuzione per il mancato diverso utilizzo delle opere destinate, delle aree destinate, è del 2003. La giurisprudenza amministrativa dovrebbe essere familiare agli amministratori uscenti, visti tanti giudizi in cui si sono costituiti, e ci vengono a raccontare che ci sono voluti 13 anni da amministratori per il nulla. Infine, ma non certo da ultimo, vi abbiamo ricordato come, e lo ribadiamo per l'ennesima volta, come almeno il 70% dei fondi del Recovery Fund arriveranno al Sud, anche agli enti comunali che sapranno sfruttare questo volano per far crescere le proprie comunità. Fate attenzione, vi do questa notizia col punto. Proprio oggi è uscito un articolo del Fatto Quotidiano che evidenzia l'allarme lanciato da Europol sul rischio di infiltrazioni dei clan mafiosi. Si avverte che, aperte le virgolette, le mafie puntano ai soldi del Recovery Fund. Bisogna vigilare sui fondi in arrivo. Punto. È un'occasione unica. Tra le tante domande a cui con il voto del 20 e 21 settembre rispondete, anche a questa domanda: chi volete che gestisca questi fondi e questa storica opportunità? Chi ha alle spalle una gestione fallimentare e l'immobilismo? Chi non ci crede ritiene prioritaria la riorganizzazione degli uffici e i conti in ordine? Chi propone soluzioni inattuabili che non risolvono e non rispondono alle esigenze del Paese? Oppure chi, come noi, dal primo momento vi ha parlato di una Erchie che può correre sfruttando questo momento storico? Quindi mi raccomando, Erchie,
con la testa e con il cuore. Buona continuazione di serata, a domani, e ricordatevi, solo con noi può vincere Erchia, non lo dimenticate. Grazie, buonasera.